e poi guardarsi in questo modo per scamparli. Non preoccuparti, Wyatt. Pensa alla tua vita. Fra pochi anni non sarai più il garzone di un Francesco qualunque. E poi, secondo me, dovresti almeno incontrare qualche ragazzo. Così vedi se ce n'è uno che ti piace. Hai mai visto gli occhi di un condannato a morte? Di uno che sarà giustiziato? Gli occhi di un uomo malvagio, odiato da tutti. Io li ho visti. Tu riusciresti ad amare un uomo così? Io non potrei. Allora come mai non riesco a dimenticare quegli occhi? E perché non riesco a scacciare la strana sensazione che mi chiedano qualcosa? Qualcosa che ancora non riesco a capire, Agnese. Mi dispiace avervi fatto perdere tempo. Non l'hai fatta, Chiara. Ho già incontrato qualcuno di nome Chiara, diversi anni fa. Che Dio benedica le tue imprese di cavaliere, Francesco. È la tua vita di sposa. E tu? Tu quando hai capito qual era la vita giusta per te? Ricordi quando ti chiesi se il grande amore lo riconosci? Perché non si mangia, non si dorme e si piange sempre. Un giorno lo scopriremo, mi avevi risposto. E quel giorno per me è arrivato. Quando la mia Marta ha fatto il suo primo passo. Grazie, molto volentieri. Pietro Bernardone mi voleva. Un grande cavaliere. Nostro Padre nei cieli vuole che io sia l'ultimo fra gli ultimi. Dio opera in modi inaspettati. Dobbiamo fare altrettanto. Ma che senso ha ricostruire una chiesa che non serve più a nessuno? Dicono che la usino i lebbrosi. Appunto. Poveretto. È uscito completamente di senno. Ma Dio mi ha condotto qua giù. Fra i lebbrosi. Nessuno è povero come loro. Eppure è nella loro carne che ho visto il volto di Cristo. E ciò che è amaro è diventato dolce. E le mie ambizioni sono sembrate vane. Una giovane donna di ricca famiglia, come me, ha due scelte anche lei. Sposare l'uomo deciso per lei dai suoi genitori e diventare la madre di una ricca famiglia. Oppure prendere i voti e diventare invece l'anziana badessa di un ricco convento. Ma il Signore Dio è venuto a me come uno sposo insistente e io non voglio più opporgli resistenza. Thank you.
Laudato sii, mi signore, con tutte le tue creature, specialmente Messer Lufrate Sole, lo quale giorna e allumini noi per lui. Laudato sii, mi signore, per Sora Luna e le stelle, in cellule formate clarite, preziose e belle. Laudato sii, mi signore, per Sora Acqua, la quale è molto utile, è umile, è preziosa e casta.